Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere ed oggi affronteremo il percorso 120 e immagino anche 121 fino ad arrivare al porto Algepori. Bene, la nostra squadra è questa, ve l'ho fatta vedere molto velocemente, Corphish, Torkoal, Combusken, che non è definitivo, Swellow, Pikachu e Grovyle, e andremo ad affrontare un botto di allenatori. Iniziamo subito perché questa potrebbe essere una parte abbastanza lunga, visto che sono due percorsi pieni zeppi di allenatori, e vi ricordo quindi subito di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e anche di questa zona appunto in cui siamo, di questi percorsi. Oh, facciamo così poco danno? Adesso in paralizza. Sì, hai fallito due Crabomber di fila. Iniziamo già male, eh. Iniziamo già malissimo, Corphish. Ma fa pochissimo danno. Ma che è? Ma questo Swablu ha... Se è drogato, non lo so cosa ha fatto. Ma andiamo a Torkoal un attimo. Comunque, vi dicevo, commentate pure e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Io qua già stavo smadonnando un po' perché... Cioè, va bene tutto, però, insomma... Cioè, fare così poco danno ad uno Swablu mi sembra un po' brutto come cosa, eh? Andiamo di Sludge Bomb e poi Flamethrower. Vai. Ecco fatto. Hai sì un corno, hai sì. Devo già subito tornare a curarmi il mio Corphish qua. Vai, torniamo subito a curarci Corphish. Ci metto pochissimo tempo per questo non taglio, ragazzi. Come vedete... Cioè, nel tempo in cui lo sto dicendo, praticamente l'ho fatto. Nel tempo in cui sto dicendo, torno a curarmi Corphish, mi sono curato Corphish. Quindi non c'è bisogno di tagliare il video. Però, sapete cosa? Potrei andare a vedere se il market qui vende delle pozioni. Perché sprecare sempre super pozioni non è proprio il caso. Vediamo se vendi pozioni, super pozioni, pozioni. Vai. Prendiamone un po'. Magari 814 mi sembrano leggermente troppe. Prendiamone 30, giusto per non continuare a tornare al centro Pokémon. E anche le super pozioni, prendiamone un po', prendiamone 14, dai. A me piace sempre avere il numero tondo, come avete visto nello zaino, anche se non ha molto senso, dato che inizierei subito a usarli gli strumenti, quindi il numero tondo se ne andrà. Però niente, è un mio puntiglio di quando gioco questo tipo di giochi qui. Allora, proseguiamo. Erba alta e... Altro allenatore che ci parla di Snorlax. In questo percorso dovremmo poter trovare alcuni Pokémon nuovi da catturare. Forse, a proposito, uno potrebbe essere il primo stadio di questo Vigoroth qui. Vediamo, eh. Crabomber di nuovo. Tra l'altro siamo sotto pioggia, quindi le mosse acqua di Corphish sono pure potenziate. Lasciamo Corphish contro Snorlax. Snorlax dovrebbe avere una difesa abbastanza bassa, perché ha la difesa speciale che è alta. E infatti Crabomber lo tira giù in due colpi. Buono. Livello 34 per il nostro Corphish. Diamogli subito anche una pozioncina, anzi un paio di pozioncine. Vai. Ecco fatto. E proseguiamo. Allora, qui ci sono degli strumenti nascosti? Può darsi. Però mi sa che qui si continua nel percorso. Oh, abbiamo trovato Slakoth. Vediamo di catturarlo. Allora, penso che con una Xixor non muoia, infatti. Ah, potevo tirare la Velox Ball. Dannazione, mi ero dimenticato che avevo preso la Velox Ball. Andiamo di Level Ball a questo punto. Dovremmo comunque riuscire a catturarlo abbastanza facilmente. Dato che da quello che so, se il tuo Pokémon è di 2 livelli superiore al Pokémon avversario, la Level Ball è praticamente... ha più probabilità di cattura di una Ultra Ball, per dirvi. Quindi in teoria ora dovremmo riuscire a catturarlo. E punto. Ok, uno l'ha fallito, però al secondo... No. Ok, abbiamo preso anche Slakoth. Niente male. Però noi torniamo un attimo su. Ecco qui. E qui infatti c'è un allenatore con uno strumento. Prendiamolo. Quel tesoro lì è mio. Ma intanto io ti sconfiggerò. Ti sconfiggerò. Tsunao. Ti umilierò e ti ruberò pure il tuo oggettino, il tuo tesorino. Va bene? Andiamo con Night Slash. Tra l'altro prima contro Snorlax avrei potuto usare Brick Break, non ci avevo proprio pensato. Ero ormai loccato su Crabomber, proprio mentalmente. Allora, tu Pokémon di poi Koffing, lasciamo lui. E andiamo di Xissor, no, Night Slash ancora. Notte Sperza sarebbe. Vai.
L'importante è che non me lo avveleni perché mi rompi le balle. Ah, però, che male che mi fai, eh? Con fango. Beh, l'abbiamo visto anche nello scorso episodio che Corphish come difesa speciale non ha nulla. Ninjask direi di cambiare Pokémon a questo punto, ma andiamo Grovyle. O meglio, Torkoal, scusatemi. Torkoal. E un bel lanciafiamme, non se lo. Non se lo leva nessuno. Ah, bella di Quick Claw. Ci fa attaccare per primi e tiriamolo giù. Perfetto, no fair, non è giusto, invece è giusto. E mi rubo pure la tua caramella rara. Come rubare caramelle ad un bambino. Guarda qua, via. Allora, proseguiamo. Diamo qualche cura al nostro Corphish. Vai, 3 pozioni. Bastano. E si prosegue. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi è. Cosa Gardevoir si può trovare qui? Beh, ma provo a catturarlo assolutamente, ragazzi. Cioè, Gardevoir, voglio dire. Tiriamo una Velox Ball, così. Ah, senza senso, di botto, via, Velox Ball. Vediamo se la prendo. Cioè, Gardevoir qua che non è male da avere nel Divindex. Preso, ottimo. Ottimo, mi risparmierà un bel po' di tempo per le evoluzioni. Ottimo davvero. Proseguiamo. Allora, qui si va avanti o si va indietro? O c'è un vicolo cieco? Altro Gardevoir non era nemmeno così raro allora. E immagino che con Notte Sferza io possa one shottarlo. O meglio, one shottarla. Vediamo. Ah, non è super efficace? È di tipo anche folletto per caso. Cioè, ne hanno messo anche il tipo folletto? Perché se non sbaglio, buio è super efficace contro Psico. Fluffy, ok, Fluffy ce l'abbiamo già. Non ci interessa catturarlo. O meglio, catturarla. Altro Pokémon, va bene. Altra Gardevoir. Ok. Tocca fare fuga. Vediamo se ci lascia fuggire, però. Ok, ci lascia fuggire. Mi sa che qua si va avanti, eh. Mi sa che era di là che potevamo andare a prendere magari qualche strumento nascosto. Torniamo indietro, allora. Altro Pokémon selvatico. Vediamo che troviamo. Fluffy di nuovo. Va bene. Forse abbiamo esaurito la pool. Beh, oddio, Slakoth l'abbiamo visto solo una volta. Quindi magari se c'è un Pokémon più raro di Slakoth potrebbe esserci ancora sfuggito, eh. Allora, io Slakoth non lo catturo di nuovo. Perché spero proprio che più avanti troveremo dei Vigoroth. Ah, attenzione. Ok, qui abbiamo uno strumento, una Dusk Ball, buono. E qui abbiamo degli allenatori? Sì. You don't stand a chance. Ok. Allora era lo stesso percorso in realtà. Chiamata Milotic, bella. Bella Milotic. Corphish farà fatica a buttarla giù. Andiamo di Brick Break. Attrazione. No. Ok, usa comunque Brick Break, buono. Però si è innamorato. Vediamo se posso mandare un Pokémon femmina. Ho Swallow. Mandiamo lui, anzi lei. Sperando che non abbia geloraggio Milotic. O comunque un attacco di tipo ghiaccio. Dragon Tail mi ha fatto malissimo. E mi ha buttato dentro Pikachu. Vabbè, l'hai voluto tu. L'hai voluto tu. Mi spiace. Electro Ball e addio. Oh, l'ha voluto lei. Ha letteralmente tirato dentro Pikachu. Va bene. E mi ha dato anche un sacco di punti esperienza. Casissimo. I found this while fishing, but I don't need it. E questo ci regala un Ice Ball. Niente male. Allenatrici voi? Sì. Una battaglia in doppio. Vediamo, dovremmo avere Corphish e Torkoal. Oh, niente male, abbiamo Torkoal contro Magneton. E ha messo pure la siccità, ottimo. Andiamo di Brick Break contro Loudred e Flamethrower contro Magneton. Aia, Scintilla, mi ha fatto malissimo. Però ne abbiamo fatto più male con Brick Break. Aiaiai, Stardi. Ok, chi mi tiri dentro con Basken, va bene. Va bene. Allora, andiamo di Night Slash su. No, aspetta, forse buio non ha effetto su acciaio. No, non credo che sia così, ho detto una cavolata. E poi andiamo di Brick Break su Loudred. Adesso riusciamo a colpire per primi, buono. Ok, Torkoal vorrebbe imparare Iron Defense, ma anche no. E via. E abbiamo battuto anche loro. E con Basken a livello 34. Va bene così. Direi
sarà un'ottima aggiunta al Living Dex a questo punto, dato che lo farò diventare un bel Blaziken e poi lo lascerò nel box. Ok, proseguiamo. Altro Pokémon. Un'altra Gardevoir. Ma te li tirano proprio addosso i Gardevoir qui? Te li tirano proprio in faccia? Va bene. Proseguiamo. Pigliamosche? Sì. I made some great captures. Ho fatto delle grandissime catture. Va bene, fammele vedere queste grandissime catture. Surskit? Mi sembra una grandissima cattura, Surskit, davvero? Andiamo di Metslash. Bubble Beam? Guardate che male che mi fa. Cioè, non ha difesa speciale Corphish. È proprio un Pokémon monco da quel punto di vista. Allora, Surskit di nuovo. Lasciamo il nostro Corphish. Andiamo ancora di Night Slash. Finché loro continuano a usare Haze, mi va benissimo. Ecco di nuovo Bubble Beam. E addio Surskit. Ti mandi ancora un altro Surskit. Vabbè, ragazzi, cambia un Pokémon un secondo, che altrimenti qua ci mettiamo 3 anni, ma andiamo su Hello e andiamo di Aerosalto. Vai, Aerosalto. Addio Surskit. Perfetto. Più che altro continuavo a sprecare punti potenza di notte sferza, non mi andava. Un'altra caramella rara, ottimo. E si può proseguire. Diamo altre pozioncine al nostro Corphish. Ecco fatto. Che vi ricordo stia tenendo una pietra stante, eh. Ah, tu sei un allenatore. Bisogna seguire il flusso, bisogna mantenere il flusso. Va bene, Keiko. Che va in campo Sandshrew, ottimo. Se Corphish riesce a hittare con Crabhammer, è fatta. Perfetto. Poi chi mandi ancora? Sandslash. Stessa cosa. Tirani una bella Crabhammer e hai fatto. Ecco, sfuriate sperando che non colpisca 5 volte. Ok, 3 mi va bene. Perfetto. Sei vicino a salire di livello, vero? Anzi, sali di livello. Swords Dance. Allora, parliamoci chiaro. Swords Dance sarebbe un'ottima mossa da insegnare a Corphish. Però no. Però no, perché difficilmente si tankerà due colpi di questo tipo. Quindi non gliela insegno. Ninjask cambia un Pokémon e mandiamo Torkoal. Cioè, difficilmente si tankerà due colpi per potersi potenziare nel primo turno e poi iniziare ad attaccare. Avete visto che è fragilissimo come Pokémon. Lui deve essere uno che entra e attacca. Al massimo si tanca un colpo perché è più lento dell'avversario, ma poi attacca. Altrimenti non ha proprio senso usarlo in questo modo. Andiamo di nuovo di Corphish. Cioè, usarlo in un altro modo non avrebbe alcun senso. Se fosse voluto un Crowdunt, magari sì. Ma dato che Ash non l'ha fatto evolvere, ce lo teniamo così. Cosa? Ah, è vero, c'è siccità. Ecco perché. Andiamo di Xyzor. Anzi, Brick Break avrei potuto usare, perché Xyzor? Va bene. Ok, è bastato comunque. Quanti ne hai di Pokémon? Ma non ti vergogni? Allora, mandiamo Torkoal contro Koffing. Sì, questo bulletto qui si era riempito la squadra di Pokémon a caso, tra l'altro. C'è Sandslash. Aveva tipo due Sandshrew, un Sandrash, un Koffing. Boh, roba a caso. Va bene. Dai, su, fuori dalle balle. Allora, un altro Gardevoir. Effettivamente non siamo ancora usciti dal percorso 120, eh. Siamo ancora dentro. Non possiamo fuggire? E mi ha ammazzato così? Ma quanto devi essere infame? Eh? Quanto devi essere infame? Andiamo su Hello e fuggiamo. Non ho valore di perdere tempo con Gardevoir. Allora, allenatrice, sì. Vai. Continuiamo comunque anche se il nostro Corphish è andato a quel paese. Tanto i due livelli li ha fatti. È tornato a livello 36, quindi un po' di allenamento se l'è preso. Allora, usiamo Earthquake. Un bel po' di danno se lo prende. Eh sì, un altro Earthquake. Buono. Poi chi mandi? Wailmer, sì, cambia Pokémon e mandiamo Grovyle. Tocca ricominciare ad usare un po' anche lui, che si era allenato molto per via del fatto che avevamo combattuto contro il Timidro, vi ricordate, all'Istituto Meteo? Ora però può tornare in campo, dato che gli altri sono più o meno allo stesso livello.
Perfetto. Allora, possiamo proseguire. Qui sopra vediamo cosa c'è. Nada. Non c'è nulla, però c'è un'altra allenatrice qui. My cast form will beat you with the elements. Va bene. Si trasformerà in un cast form di pioggia, immagino. Vediamo, un cast form tipo acqua. Eccolo lì. Ah, ha fatto trasformare un cascone di tipo fuoco, va bene. E quindi si prenderà un earthquake in faccia. Addio. Anzi, se ne prenderà due. Ecco fatto. Niente, l'ho proprio distrutto con la strategia a caso. Where the sun? Sì. C'era il sole, ma non l'hai visto. Allora, altro allenatore. Curiamoci un attimo il nostro Torkoal. Vai, pozioncine. Tiriamone uno anche su Swallow, così dai, via. E andiamo. Buona fortuna, ci dice questo campeggista. Anzi, un ranger, non è un campeggista. Carlos. Che ci manda in campo Seedot. Buona fortuna la direi a te, guarda. Hai mandato un Seedot contro un Torkoal. Boh. Non so per quale motivo. Nature Power. E mi fa Energy Ball, va bene. Addio Seedot. Poi chi mandi? Nazareth, lasciamo Torkoal. Altro lanciafiamme. E addio anche Nazareth. Chi hai poi? Shiftry? Dai, dimmi che è Shiftry. No, l'ombre. Vabbè, allora mandiamo Swallow. E andiamo di aerosalto, che dovrebbe bastare e avanzare. Via. Perfetto. Proseguiamo. Altro Pokémon selvatico. Slakoth, va bene. È relativamente raro effettivamente Slakoth. Io sapete che forse una Velox Ball, un altro me lo prendo? Così. Giusto per averlo. Così questo forse con un livellino si evolve già in Vigoroth. A che livello si evolve Slakoth in Vigoroth? Forse intorno al 30 in realtà. Forse intorno al 30, eh. Ok, proseguiamo. Altro Pokémon selvatico, altro giro, altra corsa. Di nuovo Slakoth, vabbè, ora lo lascio giù ovviamente, non lo prendo. Direi che ne abbiamo già catturati abbastanza. Davvero non mi fa fuggire, eh? Ok, grazie. Ok, get away from the grass, ci scegli andare via dall'erba. Questa è una guardiana della viola. Ranger Genna, va bene. Lotad. Andiamo di Earthquake. Va bene, usa pure Giga Drain. Ah, non è molto efficace, è vero, perché è anche di tipo erba lui. Andiamo di Sludge Bomb allora. Sludge Bomb dovrebbe essere super efficace, infatti. Ottimo. Poi l'ombre. Sì, cambia un Pokémon di nuovo e mandiamo Swallow. D'altronde, è così. Poi chi avrà Nuzleaf per fare il paio con quell'altro? Oppure avrei Ludicolo. Tra l'altro bellissimo Ludicolo in Detective Pikachu, non so se avete visto quel film. Ludicolo era bellissimo, infatti è Nuzleaf per fare il paio con quell'altro, giustamente. Aerosalto. E addio Nuzleaf. Perfetto. Beh, sbrigati. Ma stai calma. Ma poi perché mi dai ordini? Ti ho disintegrata. Ok, uno Zigzagoon. A livello così alto potrebbe essere utile per farlo evolvere subito in Line 1, volendo, ma. Ah, davvero? Non mi fa fuggire? C'è uno Zigzagoon a livello 23, non mi fa fuggire. Va bene. Ah, qui magari c'è uno strumento in nascosto. Sì. Una bella ricarica totale, che fa sempre comodo. Oh, un'infermiera, mi cura i Pokémon? Grazie. Grazie mille. Allora, qui sotto non dovrebbe esserci strumenti. Parliamo con lei. Oh, sei così carino. Ed ora il nostro Corphish è tornato in vita, quindi possiamo usarlo. Allora, Brick Break. Ok, è diventato di tipo lotta lui ora. Perfetto. Poi, Sea Viper. Tipo veleno. Sì, cambiamo e mandiamo Torkoal. Facciamogli un bel terremoto.
Bello comunque sti Viper, come design molto figo. Poi Son Fang ci avvelena, ma non è un problema, tanto abbiamo un'infermiera qui di fianco. Dai, è rimasto con l'HP, ma che sfiga. Andiamo di Body Slam. Perfetto, abbiamo battuto anche Jessica. Curiamoci Pokémon. Ma siamo nel percorso 121 ora? Mi sa di sì, perché ha cambiato anche il tempo. Oh, Chimecho, lui non ce l'abbiamo. Proviamo a catturarlo subito. Vai, non con la Dusk Ball, ma con la Quick Ball. Vediamo, se entra. Chimecho non dovrebbe essere male. Ah, peccato, non è entrato. Mi fa sbadiglio. Ok, cambiamo Pokémon allora. E mettiamo Torkoal. A Torkoal con Body Slam non dovrebbe fargli molto. Lui non dovrebbe essere tipo Spettro, ma tipo Psico. Sì, se magari la smetti di volermi addormentare i Pokémon, te ne sarei grato, caro Chimecho. Rimandiamo Corphish. Psywave, questo mi fa relativamente male, infatti. Andiamo di... Xyzor dovrebbe essere super efficace, ma secondo me non lo ammazza. Vediamo. No, dai, ma come colpo critico? Vabbè. Che infame. Dai. Mi sa che Chimecho, tra l'altro, era pure abbastanza raro, l'ho trovato solo adesso, dopo una marea di incontri. Allora, contro Slaking e Spinda, va bene. Andiamo di Brick Break contro Slaking, cioè cerchiamo di tirarlo su subito. Andiamo di Full Focus contro Slaking. Flamethrower, buono. Amnesia aumenta la sua difesa speciale. Ok, lui missa Ipnosi. Allora, andiamo ancora di Brick Break su di lui e andiamo direttamente di Flamethrower su Spinda. Buono, Slaking è andato. Corphish a livello 37, Torkoal a livello 38. E con un bel Flamethrower Spinda ci lascia. Perfetto. Abbiamo battuto anche loro. Diamo un'altra curata al nostro party e proseguiamo. Fluffy, va bene. Fuga. Piglia mosche. Ah, non mi batti? No. Cosa pensavi che ti avrei sfidato? Ma è assurdo. Andiamo a prendere questo strumento allora. Elijah. Elijah Wood? Frodo? Lui? Allora, se tu hitti Crabhammer, lo shotti. Peccato. Ti becchi un terremoto in faccia che ti one-shotta. È andata così, caro il mio. Caro il mio. Facciamo terremoto contro terremoto, vediamo chi vince. Stava per vincere lui. Mi sa che vince lui. Allora, se colpiamo per primi noi con Quick Claw, vinciamo. Niente, ha vinto lui. Va bene. Cioè, mi sto comportando così perché so che c'è l'infermiera a due passi, eh. Non per altro. Andiamo con Grovyle e andiamo di Giga Drain. Perfetto. 38 per Grovyle. Oh! E finalmente otterremo il nostro Sceptile. Eccolo qui. Mi avete detto che Sceptile si evolve, cioè Grovyle si evolve in Sceptile nella Battle Frontier. Ma tecnicamente la Battle Frontier fa parte di Hoenn, quindi lo faccio evolvere tranquillamente qui. Dual Chop dovrebbe essere doppio colpo, sì, ed è di tipo drago, non è niente male. A questo punto, però, lui è un attaccante speciale, quindi non glielo do. No. No. Niente. Qui troviamo Dream Eater come MT. Prendiamola. Fa sempre comodo avere delle MT. Torniamo a curarci i Pokémon che sono stati disintegrati dal Camerupt di quel tipo. E allora, andiamo a sfidare questa allenatrice. Lo puoi vedere? Cosa posso vedere? Cosa medium? Dimmelo. Vanno in campo Ralts, va bene. Notte Sferza dovrebbe bastare per ucciderlo. Vediamo, eh. Ah, ma non è super efficace. Ma allora hanno aggiunto. Scusatemi. Allora hanno aggiunto davvero il tipo folletto Ralts. Mi sa proprio di sì. Andiamo ancora di Notte Sferza. Poi Kirlia, lasciamolo. A questo punto andiamo di Xyzor.
Anche questo non è molto, non è super efficace. Peccato. Peccato, peccato. Ok, proseguiamo. Altro Pokémon selvatico. Dimmi che è ancora un Kaimeko, no? O un Chaimeko, non so quale sia la pronuncia corretta. Andiamo a sfidare questo Pigliamosche allora. Lilycove doesn't have a gym. Now, what do I do? Lilycove sarebbe Porto Algepoli, dove stiamo andando, e ci ha appena informato che non ha una palestra. E questo lo sappiamo bene. Allora, contro di lui andiamo di Crabomber. Ha davvero Veneno Shock? Buono, buono, brutto colpo. Questo gli permette di prendere un bel po' di punti esperienza. Beautifly, cambiamo Pokémon e mandiamo Swallow. Che deve farsi un livellino. E non vedo perché non farlo qui. Andiamo di Aerosalto. E addio Beautifly. Livello 38. Perfetto. Altri allenatori? Sì, ci sono altri allenatori. Diamo una curata quindi al nostro Corphish. Vai, usiamo le pozioni. E combattiamo. Oh, you have some well cared for Pokémon. Cosa? Hai della buona cura per i Pokémon? E infatti ce lo diceva Nessa, l'allevatrice. Contro Pikachu non so quanto possa essere utile aver mandato Corphish. Vediamo se comunque con un Crabomber lo shottiamo. Sperando che non abbia statico. Ok, lo shottiamo. Ha statico? No, non ha statico, perfetto. Ah, tu avevi solo un Pikachu, va bene. Allora, andiamo da questa parte e prendiamo tutti gli strumenti di questo percorso. Oh, vai di nuovo un altro Chaimeko. Dai, dobbiamo riuscire a prenderlo lui, eh. Bag. Dusk Ball, anzi Quick Ball. E prendilo questa volta. Che è un'altra aggiunta al Living Dex. Perfetto, preso. Sì, le Velox Ball hanno aumentato di tantissimo. Hanno diminuito di molto, anzi, il tempo che ci spendi per catturare i Pokémon. Ma di moltissimo. I guess we battle now. Immagino che ora combattiamo. Immagini bene. Cara Breeder. Manda in campo Wingull a livello 25. Va bene. Noi andiamo di Night Slash. Ah, provi a confondermi. Provi già ad essere così fastidiosa. Va bene. Electric. Lasciamo ancora Corphish. E andiamo di Brick Break. Ah, non è morto. Vabbè, allora andiamo di Xissor. Buono. Livello 38 per Corphish. Tropius. Contro Tropius direi di mandare Torkoal e tirargli un bel lanciafiamme. Tropius dobbiamo ancora trovarlo, tra l'altro, in giro per Hoenn. Non abbiamo ancora avuto il piacere di incontrarlo. Tra l'altro è un Pokémon con un design fighissimo. Non mi è mai piaciuto troppo a livello di estetica, ma il design è davvero figo. Andiamo Swallow. Contro Numel. E andiamo di Aerosalto. Ah, non muore, davvero. Ok. E poi chi hai? Zigzagoon. Sì, cambiamo Pokémon di nuovo e mandiamo Corphish. Con una bella breccia. Beh, se fosse voluto in Crodant sarebbe stato un Pokémon davvero forte, eh. Peccato che Ash non gli fa evolvere i Pokémon, quindi ci teniamo Corphish. Too much? Too much. Non too much. Ok, Shiny Stone. Questa è sempre comoda comunque. Per le evoluzioni. Poi proseguiamo in questo percorso. Un altro Slakoth. Fuggiamo. Ok, qui c'è un altro strumento. Soul Dew? Cos'è Soul Dew esattamente? Sapete che non ricordo? Andiamo a vedere. I Transitive Power. Ah, ok, aumenta. Eh no, è una cosa tenuta da. È appunto una sfera tenuta da Latios e Latias. Aumenta il potere delle mosse di tipo Psico e Drago. Niente male. Da dare giusto a Latios e Latias. Qui mi sa che c'è uno strumento nascosto. Ah, non posso scendere lì. Mannaggia me. Allora, vai, altri allenatori. Andiamo. Due fantallenatori qui. Sarà tosta. Vediamo quanti Pokémon ha. Due. Manectric? Non è proprio il massimo aver mandato Corphish allora. Cambiamo subito Pokémon e mandiamo Torkoal.
Bello comunque anche Manectric, mi piace davvero tanto come design estetica. Shockwave mi ha fatto discretamente male. Andiamo con Earthquake. Ok, mi ha paralizzato e mi ha pure fatto flinciare. Va bene. Ok, qua tocca cambiare Pokémon di nuovo. Andiamo Sceptile. Tra l'altro ho scoperto che, grazie anche ai vostri commenti, che le mosse come Thunderfang, anche gli altri morsi comunque. Com'è che si chiama quello di ghiaccio in italiano? Beh, non mi ricordo. Comunque tutte le mosse con morso applicano al 100% il debuff. Lo stato, praticamente lo status. Tutte. Chi è che ritorna dentro? Ok, Swallow. Allora, dovremmo riuscire a tirarti giù con Air Assalto. No, ok. Aia, Swallow mi ci lascia. Mannaggia, ho calcolato malissimo il danno. Ritorniamo con Corphish un secondo. Non si riesco a tirarlo giù con un veloce Night Slash? No, muore anche Corphish. Mannaggia me. Perché sto facendo sta cavolata? Ma andiamo un attimo con Basken, va. Giusto per tirare via sto Manectric un secondo. Ecco, fatto. Via. Poi Shiftry. Ok, contro Shiftry avrei mandato Torkoal. E direi di mandare Torkoal in realtà. Sperare di colpire per primi grazie alla rapida artigli e non essere paralizzati. Attenzione! Buono! Buono, buono, buono. Scommesso sulla scelta giusta. Vabbè, ho avuto fortuna, eh. Ok. Lucky shot. Ha ragione, ha ragione. Siamo stati fortunati. Allora, torniamo un attimo a curarci i Pokémon. Un secondino. Molto velocemente. Andiamo dall'infermiera. Un altro Chimecoin, non ci interessa. Tanto al massimo per Chingling faremo le uova. Oppure lo aspetteremo nella quarta generazione, dove immagino che. Sì, poi. Grazie. Olè. Dai! Dove immagino comunque troveremo Chingling. Oh, prima ne abbiamo trovato uno su 350.000. Ora ne troviamo tantissimi, a caso. Tantissimi che tra l'altro ci shottano i Pokémon, grazie. Dai, fammi andare via. Mandiamo Pikachu così almeno sicuro andiamo via. Veloce com'è. Via, ole. Torniamo immediatamente dall'infermiera che è qui. Eccoci qua. Curiamoci un attimo la squadra perché non potevamo andare avanti con quella squadra di mezzi morti. Anzi, tutti morti e paralizzati e boh, distrutti nell'animo. Oh, Beedrill, davvero, si può trovare un Beedrill qui? Interessante, però fuggiamo. Ok, dai! Questo Pokémon selvatico, Gardevoir! Ok, maschio tra l'altro, Gardevoir. Va bene, via. Ok, altra allenatrice, siamo di nuovo qui. Lei sarà ancora più difficile di quello di prima. Quello di prima ci ha shottati. Tu hai Lowdred, ok. Andiamo di breccia. Cosa usi? Roar. E chi tiri dentro? Torkoal. Va bene. Andremo semplicemente di Body Slam. Ecco fatto. E addio. Poi chi mandi? Vigoroth. Andiamo ancora di Corphish. Andiamo assolutamente ancora di Corphish. E andiamo di Brick Break di nuovo. Attenzione, usa Sfuriate. Va bene. Preso. Chip Away. Vai, altra Brick Break. E addio, Vigoroth. Questa è stata molto più facile in realtà dell'allenatore di prima. Anche perché l'allenatore di prima l'ho un po' trollata io, eh. Cioè, con quell'aereo assalto su Manectric buttato a caso al posto di fare volo. Allora, Pucena. Brick Break. E addio. Poi chi hai? Electric. Lasciamo comunque Corphish. Andiamo di Crabhammer. E addio. Poi Sandshrew. Corphish di nuovo. Crabhammer. Perfetto. Poi Shroomish. Lasciamo Corphish e andiamo di Xyzor.
Buonissimo. Ed infine Meryl, lasciamo Corphish. E andiamo di Net Slash. No, non è molto efficace. Non ho ancora imparato bene. Ok. Meryl se n'è andato. Vabbè, aspettiamo che torni giù. Che ha usato rimbalzo. E poi usiamo Xyzor. Niente, il folletto comunque rompe le balle, eh. Il folletto rompe davvero le balle a Corphish. Guardate, tre mosse. Cioè, Meryl ha praticamente. È il counter perfetto per il mio Corphish. Tutte le sue mosse sono poco efficaci. Qui troviamo un bel Max Revive. Sempre utile. E mi sa che siamo arrivati a Portal Gepori, where the land ends and the sea begins, dove la terra finisce e il mare inizia. Andiamo subito al centro Pokémon, diamoci una curata così veloce. Ecco qui. E per questo episodio è tutto. Il Portal Gepori lo esploreremo nella prossima parte e appunto vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Graciosfera è tutto. Al prossimo video!